Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dell'impatto che l'epidemia da Covid-19 ha avuto sul benessere psicofisico delle famiglie. Per farlo siamo in collegamento da San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli con la dottoressa Michela Mignano, che è pedagogista e psicomotricista funzionale, nonché psicologo cognitivo comportamentale in formazione. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Grazie a lei dottoressa per essere qui. Quindi oggi l'argomento che tratteremo è appunto un argomento abbastanza attuale, perché ci occuperemo dell'impatto che l'epidemia da Covid-19 ha avuto sulle famiglie. Prego dottoressa. Sì. La recente pandemia da Covid-19 ha cambiato repentinamente molte quotidianità della popolazione globale, in particolar modo di quella italiana, che a partire dalla seconda metà di febbraio, con il riconoscimento del paziente zero il 21 febbraio e l'indizione della prima zona rossa il 23 febbraio, ha vissuto anche durante la più pesante fase 2 una progressiva condizione di allarme a causa di un virus che ci ha costretti in casa, al lavoro o per salute in ospedale. L'improrogabile necessità di confinare i cittadini per abbassare il numero di contagi ha messo alla prova la capacità di adattamento, non solo per la limitazione della libertà personale e la necessità della riorganizzazione della routine domestica, ma anche per la quantità di informazioni, talora contrastanti, che sono state divulgate, rendendo il momento storico particolarmente critico e pervasivo per la nostra vita sociale ed emotiva. Per molti soggetti con preesistenze adattative, senza conclamati disturbi medici o relazionali, la condizione di confinamento è risultata essa stessa un fattore stressogeno per la perdita di consuetudini, ritmi e mansioni che mitigavano o compensavano alcuni disagi latenti. A questi fattori aggiungono inoltre l'elemento. Quanto riguarda la popolazione africana, sembra che i bambini siano meno vulnerabili ai effetti sistemici del virus. Tuttavia, anche in considerazione delle persistenti regolamentazioni di chiusura di asili e di scuole e di altri tipi sociali, i servizi, il benessere dei più piccoli appare assediato allo stesso modo degli adulti, per ciò che concerne la qualità di vita e l'equilibrio emotivo, a prescindere dallo stato psicosociale di partenza, per effetto diretto del confinamento stesso e per il riflesso delle condizioni familiari contingenti, i quali assenza o perdita di nonni, genitori disoccupati o senza lavoro e scarsa socializzazione. Infatti, i bambini respirano e hanno respirato come non mai l'aria di casa in questo periodo, con tutti i possibili aspetti positivi e negativi legati alla situazione familiare. È emesso che nel 65% e nel 71% dei bambini con età rispettivamente minore o maggiore dei 6 anni sono insorte problematiche comportamentali e sintomi di regressione. Per quello che riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni, i disturbi più frequenti sono stati l'aumento dell'irritabilità, paura del buio e compresi enuresi e disturbi del sonno e disturbi d'ansia. Nei bambini adolescenti età 6 e 18 anni, i disturbi più frequenti hanno interessato alla componente somatica, disturbi d'ansia e somatizzazioni, come la sensazione di mancanza d'aria e disturbi del sonno, difficoltà di addormentamento e difficoltà di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa. In particolare, in questa popolazione è stata osservata una significativa alterazione del ritmo del sonno, con tendenza al ritardo di fase. Adolescenti che vanno a letto molto più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino, come una sorta di jet lag domestico. In questa popolazione di più grandi è stata inoltre riscontrata un'aumentata instabilità emotiva con irritabilità dei cambiamenti del tono dell'umore, utilizzo improprio dei media e dei social e scarsa collaborazione nelle attività domestiche.
Il livello di gravità dei comportamenti disfunzionali dei bambini e ragazzi correlava in maniera statisticamente significativa con il grado di malessere circostanziale dei genitori. All'aumentare di sintomi o comportamenti suggestivi di stress conseguenti alla condizione Covid nei genitori, i quali disturbi d'ansia, dell'umore, disturbi del sonno e consumo di farmaci ansiolitici e ipnotici. I dati hanno mostrato un aumento dei comportamenti e della sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti, indipendentemente dalla pregressa presenza di disturbi della sfera psichica dei genitori. Dall'altra parte, i disturbi della sfera emozionale dei genitori, conseguenti alla condizione Covid, sono risultati essere significativamente accentuati nel caso di problematiche e pregresse di natura psichica. Inoltre, il malessere psichico dei genitori, legato alla condizione Covid, è risultato significativamente più frequente e intenso nelle famiglie a cui interno erano presenti sia persone anziane che bambini. In conclusione, questi dati preliminari sottolineano come la situazione di confinamento abbia determinato una condizione di stress notevolmente diffusa, con ripercussioni significative a livello non solo della salute fisica, ma anche di quella emozionale, psichica dei genitori e dei bambini. Quindi, dottoressa, ci porteremo dietro un bel po' di problemi finita questa pandemia. Quindi, quali consigli potrebbe darci, potrebbe dare a tutti, a tutte le famiglie, per poter affrontare al meglio queste problematiche? Sì, allora di fronte a questa minaccia abbiamo paura, è normale, è una risposta appropriata e perfino utile. La paura, infatti, è proprio la risorsa che abbiamo a disposizione per prevenire i pericoli, ci segnala la loro presenza, ci attiva e ci permette di metterci in sicurezza o di chiedere aiuto. La paura è un'emozione e come tale non è né buona e né cattiva. In determinate circostanze, però, troppa paura può bloccarci, può interferire con il nostro normale funzionamento, può farci fare cose sbagliate, cose che non ci fanno stare bene oppure che non sono necessarie. Se poi i pericoli che percepiamo diventano molti e se l'esposizione a questi pericoli dura molto tempo, allora la paura diventa troppa e finisce per diventare panico e davvero non è più utile. Non solo non ci protegge, ma aumenta il nostro malessere. Le cose che non conosciamo sono quelle che ci spaventano di più. La diffusione del coronavirus fa parte di queste cose. Non abbiamo esperienza personale in merito sulla quale basarci per poterci orientare nella condotta, perché questi fenomeni sono rari e per la gran parte della popolazione nuovi. Questa mancanza di esperienza ci fa cercare informazioni, a volte in maniera esagerata e senza verificarne le fonti, con il risultato che alla fine non ne sappiamo di più, anche se abbiamo letto molte cose. Siamo più spaventati e perdiamo di vista l'oggettività. Le emozioni prendono il sopravvento e il nostro comportamento ne risente in negativo. Consiglio 5 parole chiave nella borsa degli attrezzi psicologici. Solidalizzare. Non siamo soli, questa esperienza ci offre la possibilità di sentirci tutti comunità, tutti sulla stessa barca. Per questo la cura delle relazioni è importante, pure nel rispetto delle norme vigenti di distanziamento e, se del caso, di isolamento. Mantenere i contatti anche attraverso la possibilità che ci offre la tecnologia aiuta a stare meglio, ma anche a sentirci meglio. Ci deconcentra un po' e ci fa sentire reciprocamente responsabili della solidarietà. Non diffondere informazioni fuorvianti, aiutare le altre persone, a partire da chi ci sta vicino, a selezionare a loro volta per quando li raggiunge, creare reti, soprattutto con chi riteniamo essere più solo. Sono tutte cose che fanno parte di questa dimensione. Esercitare la solidarietà aumenta la serenità ed è contagiosa. Un contagio diverso da quello del coronavirus, ma efficace nel combattere certi effetti secondari che ha sullo stato d'animo delle persone e del clima della collettività. Contenere. Il panico è un cattivo consigliere. Comportamenti guidati da panico rendono la vita più difficile a chi li attua e alla collettività. Non aiuta ad affrontare né migliore
dei modi i problemi. Al contrario, la prospettiva del panico impedisce di vedere le cose per quelle che sono realmente. Non solo, è importante mettere degli argini alle emozioni quando superano una certa soglia, rompere circoli viziosi di pensiero che le alimentano. Può essere utile anche trovare interlocutori affidabili con i quali condividere le proprie preoccupazioni o rivolgersi, se del caso, a sostegno di uno specialista, soprattutto quando percepiamo di non essere più padroni delle nostre scelte e dei nostri pensieri. Distinguere. È importante imparare a distinguere fatti oggettivi e comprovati a livello scientifico, dalle credenze, dalle superstizioni e dalle mille opinioni che in questi tempi circolano attorno al Covid-19. Per fare questo vale la pena affidarsi alle informazioni che vengono dai siti istituzionali e dalla comunità scientifica. Distinguere significa anche riuscire a fare la differenza tra la sensazione di paura che si percepisce e l'effettivo rischio che si corre, con i relativi pericoli reali con i quali ci si confronta. La sensazione di paura nasce dal clima collettivo, dal bombardamento di informazioni che si riceve e alla quale ci si espone, e dall'attenzione protratta su determinati temi. Focalizzare. Focalizzarsi esclusivamente su una cosa ne fa aumentare l'importanza e la gravità, a discapito della reale percezione sia di questo problema e anche di altri, i quali finiscono per passare in secondo piano, pur essendo ugualmente rilevanti. Occorre mantenere una visione d'insieme. La paura può creare una sorta di effetto riflettore per cui si considera solo ciò che è luce, mentre tutto il resto, che non è nemmeno presente di ciò che vediamo, è come se non ci fosse. Focalizzarci in modo esclusivo su una cosa o addirittura su alcuni aspetti ci distoglie da altri elementi di pari importanza, ma anche dalle risorse che ci sono, dalle relazioni delle quali possiamo trarre sostegno oppure che necessitano del nostro sostegno. Insomma, focalizzarci riduce molto le nostre possibilità, la nostra comprensione e la nostra capacità di gestire al meglio la situazione che stiamo vivendo. Arginare. Occorre fare ordine in ciò che si sa, in ciò che si fa e in ciò che si pensa. Per fare questo è necessario non cedere alla tentazione di cercare continuamente informazioni via internet. Troppe notizie non sempre aiutano a comprendere e non sempre sono tutte affidabili. Mettere un argine è importante per canalizzare al meglio quello che sappiamo e che riceviamo da fonti sicure. In questo senso è importante tenere questi contatti, aggiornarsi regolarmente, evitando però la ricerca continua e insistente di informazioni. Stare sempre in allarme non aiuta, anzi, peggiora la situazione. Chi è sempre in allarme è in costante tensione, alla ricerca di strumenti e strategie per proteggersi. Tende a concentrarsi molto su di sé, a cercare alleati che confermino le proprie visioni. Uno stato continuativo di allerta porta il nostro organismo a scaricare le batterie. Pazientare. Abbiamo bisogno di tempo per elaborare quello che sta succedendo. La fretta non è una buona consigliera. Le esperienze alle quali si è oggi esposti necessitano di tempo per occuparsene, per metabolizzarle, affrontarle e gestirle. Pazienza vuol dire accettare il fatto che le cose non si risolvono subito, pensare di proteggersi al 100% dagli eventi della vita, non solo da coronavirus, è illusorio e può portare alla separazione nel tentativo di realizzare questa esigenza di tutela di sé e dei propri cari. La qualità della vita dipende molto anche dalle nostre scelte. A cosa diamo importanza? Possiamo fare davvero molto per vivere bene anche nei momenti difficili. Bene, dottoressa, quindi la qualità della vita dipende molto dalle nostre scelte. Io la ringrazio per i consigli che lei ci ha dato e grazie per essere stata con noi oggi. E Grazie a voi, buonasera. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento.
Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.